Vecchio! Che cosa? Che cosa? Che cosa ho appena trovato? Che cosa? Ho trovato una mappa del tesoro. Bella gentaglia di Shikoku, io sono Luke. E oggi ragazzi sono con il nostro carissimo amico e super pro player di Minecraft, Zombie Player. Ciao! Ragazzi, oggi faremo un sacco di cose in questo episodio super fighissimo, quindi dobbiamo arrivare assolutamente a 4000 mi piace. Mi raccomando, facciamo diventare blu tutti quanti il pollicione qua sotto. E vi ricordo di scrivermi nei commenti da quanti anni giocate a Minecraft. Così, a caso. Tu, Zombie, da quanto giochi? Ho perso il conto. Nel dubbio, troppi. Noi ci vediamo nel video, buona visione. Come prima cosa, ragazzi, che voglio farvi assolutamente vedere è che offline, io e Leo, oltre ad aver completato, proprio finito il Mucchinator, che in realtà si chiama Leo Killa Mucche Sushi, siamo andati un pochino avanti con la farm, ossia abbiamo prolungato la farm qua in fondo. Ragazzi, ho tenuto Minecraft apposta acceso per far crescere tutte le piante e ora è arrivato il momento di raccoglierle. Cacchio, sto camminando... Esatto, cavolo, ma è difficilissimo raccogliere le robe. Guardate quanto grano. Ok, qui le carote non sono cresciute. E adesso ragazzi, guardate che soddisfazione. Ah, sì. Sì. Ah, mamma mia, raga. Servirebbero un bel po' di scheletri, ragazzi. Nel prossimo episodio, se arriviamo a 4000 mi piace, in realtà anche se non ci arriviamo lo facciamo, facciamo la farm di mob, che così abbiamo praticamente quel coso lì di ossa infinito. Hai distrutto un altro pezzo. Che palle! Che bella la farm, guardate che bella! Guardate come crescono in fretta, sono proprio bellissime. Sono le piantine super, dei super sushini. Dato che magari voi avete iniziato a guardare questa serie, non so, da questo episodio che è il quarto, vi faccio vedere tutte le nostre risorse in generale. Quindi mettiamo via la carota, mettiamo via i semi, mettiamo via il grano e abbiamo un sacco di grano, possiamo fare il pane. Allora ragazzi, il nostro obiettivo numero 2 dopo... Cazzo! È sempre lì, eh. No! Ok. Faremo la farm di pesca e di esperienza, ragazzi. La farm migliore di tutto Minecraft. Partiamo. Che cosa serve? Allora, adesso devi mettere qui una cesta. Puff! Bravo. Adesso qui devi mettere la tramoggia, ma che... Cos'è la tramoggia? È la l'imbutola. Ok, devi metterlo in modo che indivi mentre la posizioni. Vieni dove sono io. Mm-hmm. Devi guardare la cesta mentre la posizioni. Cioè devi proprio puntare sulla cesta. In questo modo, se vedi, l'imbuto punta verso la cesta. Vedi che il ferro è verso sinistra. Ah, che figata. Ecco, vuol dire che se un oggetto cade qua dentro, view, questo, finisce va nella cesta. Che figata. Oh, capito? Che figo. Ok, adesso devi mettere, premi shift e metti la staccionata sopra l'hopper. Ok, e con shift, bravo. Sopra la fence devi mettere la pressure plate. La pressure plate, quella normale, giusto? Sì. Non la trapdoor. No, no, la pressure. Ok, bravo. Adesso qui facciamo un buchetto, perché dove dovrà cadere l'acqua. Adesso okay. Qui dove sono io qua sopra, devi mettere il blocco sonoro. Il blocco sonoro, ok. Adesso sopra il blocco sonoro. Che figata! Okay. Posizioni un blocco qualunque. Il legno, per esempio. Sì, perché se no se lo metto di cobblestone fa proprio cacare. Ma... No, premi shift. Se no inizia a fare suoni a caso. Ok. Ecco. Lo scopo di questo blocco è che quando tu userai la canna da pesca non farai tutti quei suoni fastidiosi che andranno avanti un'ora. Ah, adesso okay. Devi prendere la trapdoor e devi puntarla qua dove c'è sto blocco. Col tasto destro. Qua. Dove c'è il blocco davanti qua. Dove, scusami? Devi puntare qua sul punto più basso del blocco. Ok. Bravo, lì, perfetto. Adesso prendi l'acqua. Sì. Premi shift. Mm-hmm. E fai tasto destro sulla fence. Che cazzo? Dove? Sulla fence. Ma dove? Sulla fence. A caso, in un punto a caso? Sì. Vedi? Ora, cioè, col nuovo aggiornamento, l'acqua può stare dentro ai blocchi quelli fantasma, tipo le fence, tipo le trapdoor, tipo... Ok. Queste cose qua. Io ho questa canna da pesca, la devo lanciare sì. Sopra okay. La pressure plate, sì. In modo tale che si blocchi lì. Adesso, io tenendo premuto costantemente il tasto destro, lui continuerà a farmare sul blocco d'acqua finché non uscirà un pesce.
Ok. E tenendo ancora premuto il tasto destro, lui andrà avanti a farmare all'infinito. E come faccio a premere il tasto destro per 6 ore? Basta che gli metti un peso sopra. Cioè, devo mettere un mattone sul mouse. Cioè, raga, è normalissimo. C'è del pesce qua dentro. Cioè, ma Minecraft è spettacolare. La mattina presto si pesca. Mi sa che ho molta poca fortuna nella pesca. Aspetta, ecco, pescato, visto? E adesso sta andando avanti. Che figo. Oh, vecchio! Che cosa? Che cosa hai appena trovato? Che cosa? Vecchio, guarda che canna da pesca ho trovato. Che vecchio, mi sparo. Cosa cazzo hai trovato? Cioè, hai trovato la canna da pesca con mending. Fortuna del mare. E poi cos'è che c'era anche? Cioè, Unbreaking 3. Oh, io ci mettevo una notte intera a trovare una canna da pesca del genere, eh. Ragazzi, abbiamo la fortuna dei sushini. Ok, dove devo mirare? No, aspetta, quella canna da pesca non devi usarla perché è quasi distrutta. Devi ripararla prima. Ok. Oh, sai una cosa molto carina? Mm-hmm. Sai che tu gli Enderman non puoi guardarli in faccia? Ah, sì, cacchio. Se ti metti una carota in testa... sì, una carota, certo. Se ti metti una zucca in testa, loro non ti possono più vedere. Davvero? Sai come si fa? Sì, passami le cesoie. E con le cesoie fai tasto destro. E diventa una con la testa, no? E adesso puoi toglierti l'elmetto e mettetela al posto dell'elmetto. Cosa? Che figata! Che figo! Ciao ragazzi, come state? Io sto bene. Oh, ciao! È troppo che poi vedi proprio con la forma. Cioè, esatto, esatto. Benissimo, questa qui ragazzi, aspetta che la metto qui, come ricordo. Sai che si possono creare i pupazzi di neve? Cosa? Zombie, puoi fare, tu sei invitato in tantissimi episodi della serie. Dobbiamo fare un sacco di robe fighissime. Oh, sai che puoi metterci una torcia dentro e diventa una lampada? Assolutamente da fare. This is Halloween. Ragazzi, faremo un episodio. Se questo video arriva a 4000 mi piace, faremo un episodio speciale di Minecraft ad Halloween. Proprio la notte. Che figata! Facciamo una custom map horror. Che figo! Va bene, ragazzi, mi raccomando. 4000 mi piace. Ho una domanda importantissima. Ma veramente importantissima. Ogni tanto mi capita, e mentre partiamo te lo racconto, che mentre gioco e giro, sento dei rumori stranissimi. Tipo musica che sembra musica di The Forest. Ma spaventosissima. È Minecraft che fa sti rumori strani. Ma perché? Perché vuole farti paura. Che cavolo, raga, tipo mi sembra una roba spiritata. Mi fa paurissima. Sì, lo so, sti suoni sono stati introdotti da tantissime... sono introdotti da un tantissimo pezzo di me. E poi, mentre stavo esplorando un po' l'oceano intorno alla casa... Perché c'è delle... ho trovato una città sottomarina! Sì. Parli della... Ma parli di case distrutte o tipo di... C'è del legno sotto acqua. Sì, sono case distrutte. Ma sai che ci sono anche dei tesori nascosti? Dentro quelle cose là. Davvero? Sì, ci sono dei tesori nascosti che ti danno delle cose altrettanto difficili da trovare e utili. Perfetto, ragazzi. Cerchiamo il tesoro nascosto. Questa è una barca. È un relitto. E dentro ci sono delle ceste, delle cose da trovare. È che se io respiro per tipo un secondo, poi... Trovato. Usa le torce. Le torce posizionale e ti danno Quante respirazione. Quante robe! Le torce ti danno respirazione. Cioè? Posiziona dove c'è una torcia. Ecco, vedi, ti dà respirazione. Ma ne dà una di bolla e poi muoio subito. Devi tenerlo premuto. Ho le patate, abbiamo le patate! Ragazzi, ampliamo la piantagione! No, però io ho 2 di vita. Vado subito a prendere da mangiare. Guarda che figata! Schiaccia mentre nuoti. Oh, sai cosa ho trovato? Cosa? Ho trovato una mappa del tesoro. Dai, raga, che abbiamo il tesoro. Ma volendo, facciamole qua, scusami, no? Facciamo un'altra striscia qui come hai fatto prima. Vero, la continuiamo. Ok, vai, intanto vai a prendere il materiale, la terra. Ok, ragazzi, adesso piantiamo le patate. Abbiamo preso un po' di roba dalle ossa di quei tizi che abbiamo ucciso prima. E le piantiamo, le facciamo crescere subito e poi le ripiantiamo ancora. Che così abbiamo più patate. Perché a noi la patata piace un sacco. E poi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi l'episodio che probabilmente uscirà domani, in cui andremo a cercare il tesoro. Ok, ne abbiamo ancora 4. Ragazzi, da 6 patate siamo arrivati a un sacco di patate. E voglio mettere le torce tutto intorno perché mi piacciono un sacco. Quindi andiamo a craftarne un pochino. Ok ragazzi, mentre il nostro zombie annegato ci saluta, io vi ricordo che in questo episodio abbiamo guardato un sacco di cose, tra cui la farm di pesca, e quindi l'abbiamo fatta. Abbiamo capito che dobbiamo rifare la farm di mucche. Abbiamo ampliato tantissimo
tantissimo il nostro orticello che amplieremo ancora. Ragazzi, dobbiamo trovare dei modi per fare un sacco di materiale e un sacco di cibo. Quindi nel prossimo episodio faremo tutto ciò, ma anche esploreremo la mappa del tesoro. Ten 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 ten. Noi ragazzi vi salutiamo e vi ringraziamo, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Zombie saluta. Ciao. Bella.